Silent night, holy night. Carissimi, siamo alla seconda domenica di Avvento. Anche per questa domenica una parola chiave. Vi ricordo domenica scorsa, attenzione, oggi la parola chiave è consolazione. È l'invito del profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il Signore. La consolazione è qualcosa di straordinario, perché esprime questa capacità che viene messa in atto nel momento in cui si dà la possibilità all'altro di tirare il fiato, di respirare in una situazione di sofferenza, in una situazione di oppressione. Consolare significa aiutare l'altro a prendere fiato, cioè a rimettersi in piedi. Qualcosa di bello. È una missione di cui noi oggi sentiamo tanto il bisogno in questo contesto di sofferenza globale. Persone che vivono la missione di consolare, cioè di aiutare a rimettersi in piedi. Ma noi sappiamo che abbiamo ricevuto un grande dono e lo riceviamo continuamente, il dono dello Spirito Consolatore. L'abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, ogni volta che preghiamo è lo Spirito che suscita in noi la missione, suscita in noi, dice l'Apostolo, il volere e l'operare. E sempre l'Apostolo Paolo ci ricorda che Dio è Padre di misericordia e di ogni consolazione, perché ci consola nelle nostre tribolazioni e fa sì che anche noi possiamo consolare coloro che si trovano nelle stesse situazioni di sofferenza. Oggi il Battista annuncia la venuta del più forte, ma perché questo più forte possa agire nella nostra storia, noi dobbiamo convertirci, cioè dobbiamo cambiare mentalità, aprire il nostro cuore alla sua novità, quella novità che ci fa persone nuove, capaci di consolare. Ecco, vorrei tanto che questa settimana non trascurassimo tutte le occasioni che incontriamo sulla nostra strada di essere persone che incoraggiano, che esortano, che consolano. La vigilia della festa dell'Immacolata, martedì prossimo festeggeremo la nostra Mamma Celeste nel momento in cui viene al mondo preservata da ogni presenza, da ogni macchia di peccato. E Maria Santissima la invochiamo come consolatrice, consolatrice degli afflitti. Ci affidiamo alla sua materna presenza, alla sua materna protezione, perché ci aiuti ad essere come noi, consolatori delle persone che ci sono accanto. Buonasera.